E benvenuto sul mio canale, io sono Lupo. Oggi andremo a vedere appunto i plugin che ho creato, in particolar modo lo Smooth Transition. Quando lo scaricate verrà appunto installato dentro la cartella Transition, la trovate sotto LDP Smooth Transition e avete quattro diversi plugin che, nei quali si possono fare diverse scelte. Per esempio mettiamo uno Smooth Push angolare qua. Lui fa la sua animazione, avete quattro tipi di movimento, 1, 2, 3, 4 che potete scegliere, e potete aggiungere al movimento l'effetto prisma, l'effetto sott'acqua, l'effetto pixelizza e l'effetto tinta. Ovviamente questi li potete scegliere o singolarmente oppure tutti assieme. Vediamo alla veloce anche lo Smooth Push in. Avete altri quattro movimenti. Questo fa un movimento push e un movimento di zoom in. E qua potete scegliere appunto se destra, sinistra, alto, basso. Quello invece più complesso è lo Smooth Transition, che il pannello, come vedete, è molto più complesso. Avete 8 tipi di movimenti di zoom in, zoom out, push, left, right, eccetera eccetera. Avete un sacco di direzione, quindi oraria, antioraria o rimbalzo. Per esempio zoom in oraria, eccola qua, guardate che bella, boom, zoom in con... E potete anche scegliere un'inclinazione, se vi mettete in centro potete anche vedere quello che crea modificando l'inclinazione. Ne ha 10 tipi diversi, quindi diciamo che potete sbizzarrirvi veramente tantissimo. Qua il pannello è un pochettino più complesso, abbiamo sempre il pixelizza e potete scegliere la grandezza del pixel, abbiamo il glitch, che mentre fa il suo zoom in fa anche fa il glitch proprio. Poi abbiamo il prisma, anche qua potete scegliere la quantità. Poi abbiamo sott'acqua, anche qua avete la grandezza del sott'acqua e la velocità. Wow, bello. E poi abbiamo la tinta, io metto sempre la tinta perché si possono creare cose carine e uniche. Intensità e il colore, potete scegliere il colore che volete. E poi il buco nero, togliamo via la tinta perché sennò non si capisce, togliamo via anche un po' di roba, lasciamo soltanto lo zoom in così almeno capite bene anche il buco nero, è il classico. E potete scegliere anche, vedete, si sposta, X e ovviamente Y. Ovviamente tutti questi li potete mettere assieme, potete fare un sacco di combinazioni, ci sono più di 1000 combinazioni diverse tra tutti gli zoom, e quindi creare degli smooth transition veramente veramente unici. Considerate anche il fatto di averli tutti le transizioni, perché potete creare delle cose molto 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 carine e uniche. Oltretutto c'è anche un pacchetto che prevede tutti quanti gli smooth transition che ho fatto. C'è anche il roll multidirection, il power cross, dove ci sono robe veramente interessanti, onda acida, il fluid. E poi c'è anche a parte il Funny Collection che sono veramente carine. Ci sono i glitch, ci sono varie transizioni di vario genere, vari stili. Bene, con questo vi ringrazio e ricordate sempre che se il motore sta girando, ciak, azione!